compagnia di Italo Marinelli, pediatra, medico, mentre al suo fianco Rita Marinelli, biologa nutrizionista, docente all'Università degli Studi del Molise. Allora, qui una postazione dedicata naturalmente alle conoscenze alimentari, di quelle che sono appunto le proprietà, in questo caso parlando con la dottoressa, ma anche i benefici di questo prodotto fantastico, che è poi il formaggio, insomma i derivati del latte. Certo, i derivati del latte occupano un ruolo molto importante nell'alimentazione e abbiamo accettato volentieri di collaborare con l'organizzazione di Casearia proprio per fornire ai visitatori le informazioni riguardo le proprietà, riguardo tante domande che vengono fatte circa per esempio le tolleranze, le intolleranze e soprattutto sulla qualità del formaggio come fonte di salute. Dottoressa, qual è la domanda più ricorrente in merito al, diciamo, a questo prodotto? Sicuramente verrà chiesto la porzione giornaliera consigliata secondo le linee nazionali che abbiamo. E noi siamo qui per dire che il formaggio, anche se si è dieta, si può mangiare con le giuste porzioni, quindi siamo su 50 grammi per quanto riguarda i formaggi grassi, invece 125 grammi per quanto riguarda latte e yogurt, quindi quelli un pochino più leggeri. Siamo con Antonino Cerrone, la sua un'azienda casearia, di dove? Sì, veniamo dalla provincia di Salerno, un paesino chiamato Campagna. Cosa producete? Siamo allevatori, produciamo, cioè alleviamo vacche podoliche, pecore e capre e trasformiamo il nostro latte in formaggi e le nostre carni in preparati di carne e in carne in se stessa. Come ha trovato la possibilità di essere presente in questa fiera? Guarda, sono stato contattato subito, penso agli inizi dell'organizzazione, mi sa che era nel mese di maggio. E ho colto questa occasione proprio per promuovere il sud Italia, perché si fanno queste manifestazioni magari dal centro Italia arrivare al nord Italia, dove partecipiamo anche noi, ma ho colto subito l'occasione, ho dato subito adesione a venire qui oggi a fare questa prima edizione di Casearia. Ed eccoci con Giusy Di Bertone del caseificio Sassano, ovviamente una struttura, un'azienda che in questa regione è sicuramente presente ormai da tanti anni e ovviamente anche in questa fiera che rappresenta proprio il centro-sud con le sue tipicità e con i suoi sapori. Sì, ormai Sassano è una realtà consolidata non solo in Molise ma anche in Italia, perché ormai è conosciuta. Ecco, ho appena parlato con una signora che viene da Milano e ci ha chiesto di portare i nostri prodotti fin lì e comunque li può trovare tranquillamente, perché vendiamo anche fuori regione, anche all'estero. Ecco, sicuramente i prodotti lattiero-caseari oggi sono, diciamo, fanno il perno fondamentale della nostra realtà, della nostra regione, e un evento come questo sicuramente è un'ottima vetrina anche per aziende consolidate come la vostra. Sicuramente è un punto di partenza per farsi conoscere ancora meglio, se qualcuno ancora non la conoscesse, e per far conoscere la politica di crescita che ha l'azienda. Quali sono le vostre tipicità che avete portato oggi a far conoscere? Oggi abbiamo portato il caciocavallo Silano DOP, che è fatto solo con latte crudo locale e di 5 regioni meridionali, quindi abbiamo la Calabria, la Campania, la Puglia, il Molise e la Basilicata. E viene utilizzato seguendo dei parametri controllati per avere il marchio DOP e poi ovviamente abbiamo portato i prodotti tipici dell'azienda, che sono la mozzarella, il nostro bocconcino di Sassano, prodotto lo stesso con latte molisano, e c'è la mozzarella 100% latte molisano e tutte le ricotte, i prodotti freschi anche a pasta filata tipica del caseificio. Thank you.
siamo con Anna qui alla pasticceria Gerry e ovviamente anche voi sarete presenti in abbinamento con i Campi Valerio con un vostro prodotto in particolare. Che cosa avete pensato per questa fiera? Noi saremo all'interno dello stand, quindi come partnership dei Campi Valerio, in abbinamento il maestro pasticcere per questo evento ha creato il pupillo, che è un panettone a forma di caciocavallo ai quattro formaggi con lievito madre e olio evio. E praticamente appunto ha realizzato questo nuovo prodotto proprio in degustazione con i vini di Campi Valerio. Ovviamente presenti in qualche modo a questa iniziativa che appunto rappresenta l'esaltazione delle attività produttive anche della nostra regione e sicuramente anche voi siete appunto un'attività produttiva che può vantarsi anche numerosi premi in tutta Italia. Certo, noi abbiamo partecipato anche a numerose fiere nazionali e quindi ci tenevamo in maniera particolare a essere presenti a questa prima edizione di Casearia, anche se diciamo in maniera un po' defilata, però abbinata in questo caso abbinata con appunto i vini di Campi Valerio. E vi invito ad andare allo stand dei Campi Valerio oppure in degustazione nel nostro punto vendita in via Roma ad Agnone. Ebbene amici, termina qui la nostra puntata di Viaggio in Molise. Noi siamo con Daria, la C di Casearia, la mascotte che appunto ha avuto tantissimo successo soprattutto tra i più piccolini. Allora, una fiera che sicuramente ha raccolto tantissime adesioni, tanta partecipazione per una 3 giorni dedicata a questo settore lattiero caseario, una 3 giorni dedicata anche alla valorizzazione di un settore chiave per questa regione Molise. Bene, noi vi ringraziamo per averci seguito e naturalmente vi ricordiamo i nostri appuntamenti. Potrete seguirci sui nostri canali digitali, ma naturalmente anche in streaming sui nostri social. Grazie per averci seguito.